può essere un Ethan piuttosto che un Running, per cui ha altre qualità. Poi da seguire con attenzione i finlandesi, Sami Jaujärvi, che è specialista dell'alternato e parte con il 12, e direi che poi lì ci fermiamo. Gli svedesi sono un'incognita, sicuramente le ragazze non hanno avuto materiali eccezionali, vedremo se qualcosa è cambiato per i ragazzi. Comunque da seguire c'è Anders Södergren, che parte con il 24. Vi vado ad elencare gli atleti del cosiddetto gruppo rosso. Con l'11 c'è Vasily Rochev, con il 12 c'è Sami Jaujärvi, con il 13 Martin Sundby, con il 14 Jens Filber, 15 Johan Olsson, 16 Franz Göring, che rientra dopo influenza, con il 17 Vincent Vitoz, con il 18 Ville Nuisianen, che poi è il finlandese che ha ottenuto i risultati migliori in questa stagione, con il 19 c'è Jens Orne Svortedal, con il 20 Oddbjørn Hjelmeset, con il 21 Elder Rønning, 22 Alexander Lechkov, 23 Thor Arne Hetland, 24 Anders Södergren, 25 Angerer, 26 Nikolaj Pankratov, 27 René Sommerfeld, 28 Valerio Checchi, 29 Teichmann, 30 Lucas Bauer. Ci sono assenze importanti in casa Italia, non ci sono Di Centa e Pietro Pillerkotter, dal mio modo di vedere giustamente. L'obiettivo è preparare al meglio le prossime gare, tra cui ci saranno delle prove in cui i ragazzi italiani possono ottenere risultati pesanti. Una gara su tutte, ovviamente, è la gara tecnica libera che si disputerà la prossima settimana in quel di Liberec. Liberec in realtà era in programma un doppio inseguimento, poi a causa delle difficoltà nell'innevamento nella località della Repubblica Ceca si è deciso di cambiare e si gareggerà a skating. 15 km per gli uomini, 10 per le donne. Gli italiani lì potranno essere da podio, sia Di Centa che Piller, ma anche Valerio Checchi, che comunque ci prova anche oggi. Un Valerio Checchi che in stagione ha dimostrato di poter essere competitivo in questa tecnica, chiaramente con altre condizioni di neve. Oggi il vantaggio per Checchi è il fatto di partire con un pettorale che gli consentirà di trovare lungo la sua strada Axel Teichmann. Teichmann verosimilmente raggiungerà Checchi, eventualmente Valerio si potrà accodare al tedesco sperando di perdere meno terreno possibile, a quel punto potrebbe arrivare un risultato interessante. Per la cronaca, Valerio Checchi è stato tredicesimo in quel di Cusamo, eravamo ancora ad inizio stagione, però poi praticamente l'anno agonistico è stato in crescendo per Checchi, che ha dimostrato di essere competitivo un po' dappertutto. Questa a tutti gli effetti è la miglior stagione per lui, non dimentichiamo che ha conquistato anche un successo in Coppa del Mondo in quel di Kenmore. Con il 7 parte Roland Clara, che è un ragazzo molto molto completo, deve ancora dare il meglio di sé in Coppa del Mondo, le prossime stagioni saranno fondamentali per lui. È stato un po' sfortunato quest'anno a causa di malanni che non gli hanno consentito alla fine di gareggiare nel Tour de Ski, ma è un ragazzo di sicura qualità. Le condizioni di neve, come potete vedere dalle immagini, sono proibitive. Chiaramente i materiali avranno un loro peso, tanti atleti per questa gara hanno scelto degli sci di vecchia data, magari materiali anche vecchi di 6-7 anni, proprio perché più adatti a queste condizioni. Nella gara femminile hanno avuto la meglio gli sci Rossignol, che sono stati utilizzati da Kuitunen e Saarinen. È anche vero che Kuitunen e Saarinen sono tra le più forti in alternato, per cui bisognerà vedere se in quel caso ci sia stata o meno un'incidenza dei materiali. E chiaramente sono tutte cose che scopriremo strada facendo. La regia con l'8 va a inquadrare Jakmaj. Per il discorso favoriti, ovviamente abbiamo dimenticato non solo Jakmaj ma anche Andrus Verpalu. Andrus Verpalu, pluricampione olimpico, partirà oggi con il 37. Verpalu si è allenato a Davos nelle ultime settimane proprio perché le condizioni di neve di Otepe non consentivano un allenamento fruttuoso da queste parti. Pare che Verpalu sia in buona condizione. L'obiettivo stagionale per lui è rappresentato da questa gara, lo dice fin dall'estate. Per quest'anno l'unico obiettivo è fare bene in quel di Otepe, vedremo se potrà essere così. Poi attenzione anche allo schieramento della Repubblica Ceca, perché a parte Lukas Bauer c'è una nazione con diversi atleti competitivi. Qui vediamo Jiří Magal, che magari è più competitivo a skating che in alternato, ma con il 34 partirà Martin Jaks, che ha fatto già vedere cose interessanti in questa stagione. Con il 36 Milan Sperl. Non c'è invece Kukal in casa Repubblica Ceca, un Kukal che rivedremo nella prossima settimana quando si gareggerà appunto in quel di Liberec. Con l'11 parte Vasily Rochev, che da queste parti ha già vinto. Un Vasily Rochev che ha rilasciato dichiarazioni abbastanza eclatanti nell'ultima settimana, ha dichiarato di voler provarsi ad allenare i norvegesi, perché secondo lui sono i maestri della tecnica e l'unico modo per crescere in alternato è restare con loro per più mesi durante l'anno. È arrivata la risposta di Etlan, che ha detto questo non è possibile. Un Rochev che è abituato ad andare un po' controcorrente, forse troppo, non è neanche amatissimo in squadra a dirla tutta, anche perché lui fa un po' squadra a parte.
È anche vero che Rocev deve iniziare ad ottenere risultati di un certo livello, perché la stagione non era iniziata neanche malissimo per lui, poi è completamente sparito, ha deciso di non partecipare al Tour de Ski dopo aver dichiarato che era una competizione che non interessava in quanto troppo dura. E comunque, secondo Rocev, disputare un Tour de Ski ad alto livello avrebbe poi significato non essere competitivo nel resto della stagione. Nelle gare in Canada Rocev non è stato competitivo, vedremo se oggi su un tracciato sulla carta amico ci sarà una svolta per lui. Il fatto che i migliori partano tutti con pettorali bassi può essere importante per seguire l'andamento della gara. Qualcuno è già passato i 900 metri, miglior tempo per Devon Kershaw, che è un atleta canadese che inizialmente era conosciuto come specialista delle sprint, poi via via è riuscito ad ottenere risultati anche in altri format di gara, lo ritengo molto completo. Secondo tempo per Sergei Novikov, che in passato proprio qui ad Otepe ha ottenuto risultati di un certo peso, se non ricordo male sali anche sul podio. Terzo tempo per Dario Colonia, atleta elvetico che rientra in gara dopo aver vinto un titolo svizzero nella passata settimana. Colonia che non ha partecipato alla trasferta in Canada. E queste condizioni di neve potrebbero aiutare un po' anche i fondisti tedeschi. Lo scorso anno da queste parti vinse Teichmann, anche se la situazione neve era un po' differente, mentre Kershaw transita 2,3 km. Un po' come detto in precedenza per la gara femminile, questo tracciato si divide in due parti sostanzialmente diverse. I primi 2,5 km, dove ci sono diversi saliscendi e dove magari atleti che vanno di frequenza possono fare la differenza, e poi una seconda parte di altri 2,5 km dove la differenza la fa chi è in grado di spingere a tutta. E probabilmente atleti che vanno forti nelle sprint, che hanno una grande spinta di braccia, in quel frangente possono fare davvero la differenza. L'obiettivo per l'Italia, l'ho detto in precedenza, è piazzare più atleti possibili tra i primi 30, e soprattutto bisogna valutare il livello in Coppa del Mondo di atleti come Fiorentini, che sicuramente in OPA Cup, che sarebbe una sorta di Coppa Europa, hanno dimostrato di valere anche le prime posizioni. Qui chiaramente il livello di competitività medio è nettamente più elevato, vedremo come andrà a finire, faremo poi i conti a fine gara. Roland Clara è passato i 900 metri, 5 secondi di distacco da Simen Ostensen, che ha il miglior tempo, mentre qui siamo su Dario Colonia, che sta arrivando ai 2,3 km. Dario Colonia, che in genere parte molto forte, non sempre riesce a tenere passo sostenuto anche nell'ultima parte di gara, è sicuramente un ragazzo che sta progredendo a vista d'occhio. Mi aspettavo forse qualcosa in più da lui in questa stagione, ma credo che nel giro di 2-3 anni possa diventare atleta, non dico dominante, ma quasi. Intanto va a scavalcare forse Devon Kershaw, Kershaw che aveva vantaggio nei confronti di Colonia dopo 900 metri. Qui Colonia nel tratto in salita è riuscito ad andare con un passo più sostenuto rispetto a quello di Devon Kershaw, ma i due sono vicinissimi. Colonia pettorale numero 4, Devon Kershaw pettorale numero 1, mentre qui siamo su Maxim Vilegzanin, che ha fatto bene per 2/3 di Tour de Ski, poi si è un po' perso. Atleta russo abbastanza completo, in grado di andare forte un po' dappertutto. Non so se lo possiamo considerare un candidato al podio. I russi in questa stagione hanno avuto sempre il medesimo trend in gara. Sono partiti molto forte per cedere repentinamente nella parte finale della gara. Lo specialista di questa strategia, che poi si chiama Yevgeny Dementiev, oggi non gareggia, è rimasto in Russia ad allenarsi. Competitivo anche nelle gare su distanza, ha già vinto una gara su 15 km ed è comunque salito sul podio in diverse occasioni. Qui siamo su Yelmeset, atleta che ha vinto sia sprint in alternato che gare su distanza, un'icona dell'alternato, non solo a livello di Norvegia, uno degli atleti che ha vinto di più in tecnica classica e oggi sicuramente uno di quelli che può puntare al risultato pesante. Jakmaj per fare meglio di Dario Colonia, 2,3 km. Jakmaj salito sul podio anche in occasione di manifestazioni di grido, vedi le Olimpiadi, in gara in classico. Jakmaj, autentico specialista delle gare in alternato, credo che possa far segnare il miglior tempo dopo 2,3 km, dalla sua alla conoscenza di questo tracciato. Sicuramente gli estoni sanno trovare buone soluzioni per questo tipo di neve. Ai 900 metri il miglior tempo finora ce l'ha Vasily Rocev, che ha 3 decimi di vantaggio su Simen Ostensen. Simen Ostensen che sta per arrivare ai 2,3 km. Simen Ostensen che è partito 30 secondi dopo Vasily Rocev. Eccolo qui Simen Ostensen, finora una stagione non brillantissima la sua, ci si aspettava qualcosa di più in sede di Tour de Ski. Ostensen invece ha finito incalando la manifestazione più importante dell'anno, deve riscattarsi in queste gare. Qui fa segnare il secondo tempo dietro a Jakmaj, ma davanti a Dario Colonia. Adesso tra un minuto arriverà Vasily Rocev, che aveva il miglior tempo dopo 900 metri. È chiaro che la differenza si fa tra i 900 metri e i 2,3 km nel tratto di salita abbastanza impegnativo.
Adesso parte Turarne Etlan, che non ha nascosto l'intenzione di puntare alla classifica generale di Coppa del Mondo, anche se a mio modo di vedere non sta raccogliendo quanto potrebbe nelle sprint. E in questo momento il suo punto debole è proprio quello. Etlan, che ha vinto sorprendentemente una gara a skating su distanza con partenza in linea in quel di Rybinsk, però non è l'Etlan degli anni passati nelle gare più brevi, quelle dove lui sostanzialmente è il più forte di sempre, perché nessuno ha vinto tante sprint. Quante ne ha vinte alla fine Turarne Etland? Vasily Rochev per far segnare il miglior tempo di 2 km e 300 metri. Siamo in linea con Jakmaj, forse davanti Jakmaj di Spiccioli, però Vasily Rochev mi sembra decisamente in gara, fa meglio di Simen Oystensen. I 900 metri non ci sono al momento dei passaggi da segnalare. Sundby decimo tempo con 6 secondi di distacco, Vittosa addirittura ne paga 11 di secondi di distacco da Villeneuve-Zianen, che transita in questo momento e fa segnare il miglior tempo. Villeneuve-Zianen pettorale numero 18. Oggi uno dei sorvegliati speciali sarà Tobias Angerer, che reduce da gare non molto brillanti. Un Angerer che non è neanche la brutta copia dell'atleta della passata stagione, un Angerer che sta facendo oltremodo fatica in tutte e due le tecniche. Sicuramente questa per lui è una stagione di scarico, senza campionati mondiali, senza olimpiadi. Il prossimo anno potrebbe tornare ad alto livello. È chiaro che siamo lontani dal rendimento di Teichmann, ma anche di altri compagni. Vedi René Sommerfeld, che punta deciso a conquistare la seconda posizione nella classifica generale di Coppa del Mondo. Addirittura Jochen Behle, che poi è il tecnico dei tedeschi, ha dichiarato che ormai per la prima posizione non ci sarà nulla da fare, ma l'obiettivo diventa la seconda posizione. Leader di Coppa è Lucas Bauer, che ha saltato le gare disputate in Canada, rientra oggi, è il favorito, però onestamente sulla sua forma sappiamo poco. Bauer è uno che si nasconde spesso e volentieri, mentre parte il René Sommerfeld di qui sopra. Dicevo, Bauer si nasconde spesso e volentieri, quindi è sempre complicato capire quale possa essere il suo rendimento in gara. Subito dopo René Sommerfeld partirà Valerio Checchi. Tanto Roland Clara ai 2 km 300 metri paga 12 secondi da Jakmaj, mentre transita in questo momento Jens Philbrick. Anche per Philbrick questa non è una stagione eccezionale, o forse la peggiore delle ultime. Sono molto curioso di vedere la prova odierna di Valerio Checchi. Valerio Checchi ha dimostrato di poter tenere il treno di atleti più veloci in questa tecnica. Oggi prendere il treno di un Teichmann significherebbe arrivare nelle parti alte della classifica. È ovvio che poi bisogna rimanere al cospetto di Teichmann, che potrebbe avere anche un ritmo sostenuto, soprattutto nella seconda parte della gara. Teichmann ci ha abituato a seconde parti di gara molto molto valide a livello di ritmi tenuti. In genere Teichmann negli ultimi 5 km è sempre l'uomo più veloce in pista, però è anche atleta abbastanza enigmatico, che alterna prestazioni da vittoria a prestazioni da 25esima posizione. Vedremo che Teichmann ci sarà oggi in gara. Ricordo che lo scorso anno vinse lui qui ad Otepe. Se andiamo a controllare anche se ci sono degli inserimenti interessanti ai 2 km e 300 metri, dove sempre in testa Jakmaj, che ha un vantaggio di 2 secondi su Vasily Rochev e di 3 secondi su Simen Oystensen. A contatto anche Dario Colonia, distacco di Roland Clara 12 secondi, Roland Clara che ha fatto meglio di Chris Freeman, Irgi Magal e Sami Jaujärvi. Un Sami Jaujärvi decisamente sottotono. Adesso credo che la regia abbandonerà le partenze per concentrarsi sui vari passaggi, 2 km e 3, poi 5 km e via dicendo, che sicuramente nell'economia della gara sono più importanti. Tra quelli che hanno un pettorale alto e possono ottenere un buon risultato segnaliamo Mats Larsson con il 32, Martin Jaks con il 34, Andrew Sverpolu con il 37, e poi direi che lì ci possiamo anche fermare. Tra le presenze interessanti in gara c'è Alex Harvey, che è figlio d'arte. Papà è stato forse il fondista canadese più forte della storia. Alex Harvey, che ha già conquistato medaglie a livello junior, mentre Nuisianen fa segnare il terzo tempo di 2 km e 300 metri, ma aveva il miglior tempo ai 900 metri. Dicevo che Pierre Harvey, papà di Alex, è stato il miglior fondista canadese della storia, che si è permesso di vincere anche qualcosa di importante in carriera. Vedremo i risultati del giovane Harvey, che comunque a livello junior è molto competitivo. 3 vittorie per Pierre Harvey a livello di Coppa del Mondo. Qui siamo su Svartedal, andiamo a vedere il suo tempo, soprattutto per capire quali sono state le scelte di materiali dei norvegesi e soprattutto se sono state scelte azzeccate. Svartedal con partenza abbastanza letargica, però ultimamente ci ha abituato a correre in questa maniera. Quindi resiste Jakmaj in testa dopo 2 km 300 metri. C'è da dire che
Al primo riscontro cronometrico ci sono diversi atleti in ritardo. Ad esempio Etland ha perso 7 secondi in 900 metri su un tratto di pista adatto alle sue caratteristiche. Qui siamo su Hjelmeset, che in questo tratto in salita deve fare la differenza. Hjelmeset che è vicino ai tempi di Jakmaj. Hjelmeset pagava 4 secondi da Nguyen dopo 900 metri, ma da Jakmaj ne aveva un paio. Quindi resta perfettamente in gara per ottenere un risultato pesante in questa prova. Oddbjørn Hjelmeset, lo scorso anno grandissimo protagonista, con vittorie pesantissime sia a livello di campionati mondiali che di 50 km di Holmenkollen. E qui siamo su Andrus Werpalu, una sorta di icona in patria, pluricampione olimpico, così come pluricampionessa olimpica Kristina Schmigon. Tutte e due non stanno nascondendo che l'obiettivo è andare a conquistare un'altra medaglia alle Olimpiadi di Vancouver 2010. Per Werpalu sarebbe la terza d'oro in tre edizioni. Non sarà facile, il talento sicuramente dalla sua. Werpalu rappresenta un po' l'essenza della tecnica classica, è uno dei più grandi specialisti di sempre di questa tecnica e a mio modo di vedere forse il più forte degli ultimi 10 anni. Andiamo a vedere anche il tempo di Valerio Checchi, che dovrebbe essere transitato ai 900 metri. Beh, non male Valerio Checchi, 4 secondi di distacco da Ville Nuisianen. Non è ancora passato Teichmann e non è ancora passato neanche Bauer, però una partenza interessante quella di Valerio, che può essere anche considerato uno dei migliori specialisti dell'alternato in casa Italia. Qui siamo su Dario Colonia. Dario Colonia aveva un ottimo tempo dopo 2 km 300 metri, qui siamo ai 5-9. Miglior tempo di Morten Eilifsten, che è un nome nuovo in casa Norvegia, più specialista, devo dire, dello skating che dell'alternato, ma è un atleta che sta trovando una certa polivalenza. Eilifsten andrà seguito con attenzione nella prossima stagione, anche se devo dire che tanti norvegesi si perdono da un anno all'altro senza apparenti spiegazioni. A proposito di Norvegia, oggi non gareggia Girdalen, mentre per Colonia miglior tempo con 7 secondi di margine. Dicevo, non gareggia Girdalen, che probabilmente rientrerà in occasione della gara di Liberec. Colonia su Eilifsten aveva un vantaggio di 9 secondi dopo 5 km e ha perso 3 secondi nei 900 metri a seguire. Tanto ai 900 metri sono passati anche Lucas Bauer con un tempo strepitoso, 4 secondi di vantaggio su Ville Nuisianen. Se la musica è questa, oggi non ce n'è. E Teichmann che invece paga 12 secondi rispetto a Lucas Bauer, quindi partenza un po' letargica di Teichmann che rischia di essere raggiunto da Bauer, mentre parte Werpalu e giustamente la regia lo va a inquadrare perché si tratta dell'atleta estone più forte di sempre, dopo Kristina Schmigon. Però Kristina Schmigon ha vinto di più rispetto a Werpalu, almeno a livello di Coppa del Mondo, ha sfiorato anche la classifica assoluta di Coppa del Mondo, però ha sempre trovato davanti a sé grandissime campionesse la Schmigon e non è mai riuscita a concludere in prima posizione la classifica assoluta generale che dir si voglia. La regia rimane sulle partenze, che però credo che adesso importino poco. Tero Similae è atleta finlandese che in questa gara, a mio modo di vedere, conterà poco anziché niente. Adesso giustamente si va a seguire Jakmaj, che farà segnare il miglior tempo con margine 5 km 900 metri. Jakmaj che sta facendo davvero la differenza, anche 5 km miglior tempo. Ai 5 km Mae aveva un vantaggio di 20 secondi su Rochev e di 22 su Östensen e Colonia. E qui direi che si riconferma, anzi, su Dario Colonia ha anche allungato, 27 secondi, ne ha guadagnati 5, quindi un Jakmaj che sta andando in progressione e potrebbe anche essere l'uomo da battere nella gara odierna. Intanto sta passando i 2 km 300 metri anche Lucas Bauer. Ok, siamo su Valerio Checchi, a breve arriverà Lucas Bauer. Tempo di Checchi comunque non così male, un Checchi che sta tenendo bene. Purtroppo la regia mi chiama una pausa pubblicitaria, speriamo di poter vedere il passaggio di Valerio Checchi, 2 km 300 metri, il tempo sembra interessante. Rimanere a tipo 6-7 secondi da Jakmaj significherebbe andare veramente forte. Siamo lì comunque, dai. Next week on Eurosport 2. Siamo in diretta da Otepe con le immagini di Vasily Rocher, che fa segnare il secondo tempo dietro Jakmaj dopo 5 km 900 metri. Un Vasily Rocher che ha scavalcato Simen Östensen ed è davanti a Dario Colonia, però attenzione, è meglio passare o tornare ai 2 km 300 metri, dove è passato Lucas Bauer che ha 11 secondi di vantaggio su Jakmaj. Impressionante la prestazione di Lucas Bauer. Non male Valerio Checchi, 15° staccato di 20 secondi,
un Valero Checchi che sta andando più forte di Teichmann. Teichmann 28 secondi di distacco da Lucas Bauer, è stato già raggiunto da Lucas Bauer. Credo che Teichmann possa rimanere con Bauer, se il ritmo sarà questo faranno primo e secondo. Non vedo alternative a meno di una grandissima prestazione di Verpalu. Verpalu che è transitato adesso ai 900 metri, però rispetto a Bauer ha già 8 secondi di distacco, che non sono pochi. Quindi sono passati tutti i migliori 2 km e 3, ci spostiamo ai 5 km. Ai 5 km in miglior tempo c'è la Jakmai. Jakmai che ha un vantaggio di 13 secondi su Ville Nuisianen, di 20 su Vasily Rochev, di 22 su Simen Ostensen. E praticamente con lo stesso distacco c'è anche Dario Cologno, che finora sta disputando una gara molto molto convincente. Sarà interessante vedere anche che trenini si formeranno. Questo tracciato è di 5 km, saranno avvantaggiati dai trenini quelli che partiranno dopo, che magari troveranno il traino di atleti di alto livello che sono già lungo il tracciato. Qui siamo su Jens Filbrick che sta arrivando ai 5,9 km. Non credo che migliorerà il tempo di Vasily Rochev, che al momento si trova in seconda posizione. Filbrick che aveva un distacco di 24 secondi dopo 5 km ha perso qualcosa ed è sui tempi di Roland Clara, che è l'unico italiano ad essere transitato. Roland Clara che è staccato di una trentina di secondi abbondanti da Jakmai, ma deve ancora transitare Lucas Bauer. Tanto mi scuso per i problemi tecnici, abbiamo delle difficoltà con le cuffie, succede anche questo purtroppo da queste parti. Comunque stavo spiegando che la situazione in Norvegia non è eccezionale dopo 5 km. Hjelmeset ha un distacco di 15 secondi, Svartedal di 20, Simen Ostensen di 22. Però aspettiamo il passaggio di Eldar Rønning, la regia giustamente va a inquadrare Andrus Verpalu che sta per transitare 2 km e 3. No, qui siamo su Ville Nuisianen per la verità, Ville Nuisianen che sta arrivando ai 5,9. Ville Nuisianen che dovrebbe avere il secondo tempo, lo aveva anche i 5 km, sta disputando una prova convincente questo Ville Nuisianen, che poi è competitivo in tutte e due le tecniche, poi la regia ristacca su Verpalu. Verpalu che comunque è abbastanza staccato rispetto a Lucas Bauer, è chiaro che potrà fare la differenza nella seconda parte di gara, ma comunque c'è già molto da recuperare. Eldar Rønning che è passato in questo momento ai 5 km, il distacco è rilevante, 33 secondi da Jakmai. Un Jakmai che sta facendo veramente la differenza, solo Lucas Bauer gli può tenere testa, per la verità Lucas Bauer è anche davanti. Qui siamo su Rema, la stretta Eston è abbastanza promettente, che fa segnare uno dei migliori tempi, 2 km e 300 metri, però onestamente è più interessante spostarsi ai 5-9 dove stanno passando i big. Va bene che si sta gareggiando in casa, va bene che bisogna mostrare gli atleti estoni, però onestamente c'è qualcosa di più interessante. Vedi Hjelmeset con il pettorale numero 20. Hjelmeset che sta arrivando ai 5 km e 900 metri. Prima di lui è passato Svartdal, ma chiaramente la regia non ce l'ha fatto vedere per mostrare Ailvar Rema. Svartdal che ha fatto segnare poi il terzo tempo, quindi uno Svartdal che sta correndo in progressione. Hjelmeset resta davanti a Svartdal di un secondo. La situazione non era la stessa ai 5 km, perché dopo 5 km Hjelmeset aveva quasi 4 secondi di margine su Svartdal, quindi Svartdal sta recuperando. Però sia Hjelmeset che Svartdal hanno perso nei confronti di Jakmai, che veramente finora ha un altro passo, un passo che sta tenendo il solo Lucas Bauer. Lucas Bauer che è atteso ora ai 5 km. Un Lucas Bauer che ha già raggiunto Axel Teichmann e che potrebbe poi raggiungere anche Valerio Checchi. Qui siamo su Eldar Rønning, un Rønning che sta trainando anche un atleta italiano, Marco Fiorentini, che tiene agevolmente il passo del norvegese Rønning, che ha già vinto su questa distanza più di una volta in carriera. Rønning che però oggi sta faticando, tempo elevato quello di Eldar Rønning, 5 km e 900 metri, distacco pesante, soprattutto ha perso tantissimo tra i 5 km e 5 km e 9.
si è mangiato sostanzialmente 12 secondi ed è dietro a Vitoz, che invece lo seguiva dopo 5 chilometri. Adesso siamo su Alexander Lechkov, che non è specialista di questa tecnica e sta facendo molta molta fatica. Lechkov che rischia addirittura di non finire tra i migliori 30 oggi. Tra l'altro un Lechkov che mi sembra in calo di condizione. In Canada doveva fare la differenza skating, alla fine non c'è riuscito. Qui è su tempi di Vincent Vitoz, ma il distacco è già molto molto importante, 50 secondi da Jakmaj, senza dimenticare che deve ancora transitare Lucas Bauer, che aveva 10 secondi di vantaggio su Jakmaj dopo 2 km e 3, e quei 10 secondi di vantaggio sono rimasti anche dopo 5 km. Però attenzione, Lucas Bauer ha staccato Axel Teichmann, credo. Adesso cercheremo di capirne di più, perché non mi compare il tempo di Teichmann sul monitor. Valerio Checchi dopo 5 km è 17esimo con un distacco di 43 secondi su Bauer. Qui siamo su Anders Odergren, che sui tempi di Dario Cologna, Dario Cologna che sta disputando veramente una gara convincente, per lui però è più importante la seconda parte, lui in genere tende ad avere cali repentini. Odergren comunque è in linea con Jens Filbrick nelle prime 10 posizioni di classifica. Adesso sto cercando di capire qual è il tempo di Teichmann dopo 5 km. Un tempo alto quello di Teichmann. Teichmann è stato staccato da Lucas Bauer. Un Teichmann che paga 50 secondi da Bauer dopo 5 km, un'enormità. Vediamo Tobias Angerberg. Tobias Angerberg che è preceduto da Fulvio Scola. Anche per Angerberg un tempo molto molto elevato. Tedeschi che stanno facendo fatica. Vi do il tempo degli altri italiani dopo 900 metri. Roland Clara, già sapevate, 10 secondi di distacco da Lucas Bauer. Per Florian Kosner 20 secondi di distacco, per Marco Fiorentini 25. A breve dovrei avere anche il tempo di Scola. Questa è la situazione dopo 5 km 900 metri, con Jakmaj nettamente in testa davanti a Villeneuve-Zeeland, ma deve ancora transitare Lucas Bauer, che è in testa dopo 5 km con 10 secondi di vantaggio su Jakmaj. Dopo 5 km il migliore degli italiani è Roland Clara, che è staccato di 40 secondi. Il distacco di Valerio Checchi 44 secondi, direi che i due sono abbastanza in linea. Mentre questo primo piano è meritatissimo per uno Jakmaj che sta facendo davvero la differenza. Jakmaj che si sta trascinando Martin Jaks. Attenzione a Jaks, che è atleta di indiscusso valore. Un giovane ma di grande talento. Anche per Sommerfeld distacco pesante dopo 5 km 900 metri, 37 secondi. Tedeschi che stanno facendo veramente, veramente tanta fatica. Mi aspettavo che Teichmann potesse rimanere con Lucas Bauer, ma non è stato così. Eccolo qui Lucas Bauer. Jakmaj in precedenza di questo tratto mi sembrava più brillante di Bauer. Vediamo se Bauer ha incrementato. 10 secondi era il vantaggio di Bauer dopo 5 km e lo stesso vantaggio era stato fatto segnare dopo 2 km 300 metri. Intanto Clara ha recuperato posizioni tra i 5 km e 5 km 9 ed è uno di quelli che ha perso meno di tutti da Jakmaj. Bauer praticamente rimane sugli stessi tempi di Jakmaj, ha guadagnato un secondino, ma vi sottolineo la prestazione di Roland Clara, che è andato forte tra i 5 km e 5 km 9, scavalcando diversi atleti. Quindi in questo momento l'atleta di riferimento in casa Italia è sicuramente Roland Clara, che potrebbe anche adambire un piazzamento da primi 15. Si sta andando a cercare il tempo di Fulvio Scola dopo 900 metri. Dopo 900 metri il migliore italiano era Valerio Checchi, 13esimo, staccato di 8 secondi. Vediamo se ho il tempo di Scola. Scola 40esimo, staccato di 15 secondi, ma bisogna anche dire che il riscontro cronometrico dei 900 metri non ha nessun valore. Ai 7 km 300 metri sempre in testa Jakmaj davanti a Villeneuve-Zeeland, 15 secondi di vantaggio, quindi Jakmaj ha allungato su Nuisianen. Poi terza è Cologna, staccato di 27 secondi, Cologna che ha sopravanzato Hjelmeset e Svartedal. Mentre è passato anche Ronin, che paga 56 secondi. Clara ha perso un po' di terreno, 50 secondi da Jakmaj. Mentre qui siamo ancora ai 5 km 9 con Ivan Bathory, tempo alto il suo. Bathory che si trascina a morte nei Liefsten.
ci trasferiamo dai 5,9 km ai 7,3 km. I 7,3 km deve ancora transitare Lucas Bauer, miglior tempo per Jakmaj. Il migliore degli italiani è Clara, è anche unico di essere transitato, al momento tredicesimo, staccato di 50 secondi. Per tanti atleti c'è un andamento un po' ad elastico su questo tracciato. Intanto ai 2,3 km sono passati Florian Koster e Marco Fiorentini, che sono rispettivamente 45esimo e 50esimo. Qui sta andando pianissimo oggi Pancrato, che sui tempi di Koster, uno dei tempi più elevati, e paga già 40 secondi dopo 2,3 km rispetto a Lucas Bauer. Conoscendo Teichmann invece non mi stupirei se si fermasse. Teichmann ha un minuto di distacco dopo 5,9 km. È sui tempi di Valerio Checchi sostanzialmente. Valerio Checchi che è 20esimo. Oggi sarà difficile per Checchi andare a punti. Intanto il tempo di Martin Jaks è molto interessante, 5,9 km. Martin Jaks trascinato da Jakmaj. Jakmaj che nel corso del suo ultimo giro, e Jaks addirittura ottavo, se rimane con Jakmaj può fare un grosso balzo in avanti in classifica. Jakmaj invece è passato i 10 km, i 10 km mai ha un vantaggio di 48 secondi su Dario Colonia, e Clara è un po' crollato, 1 minuto 31 di distacco. Clara che aveva dato un segnale di vita importante tra i 5 km e 5 km 9, poi è crollato in maniera repentina. Io credo che per la regia adesso sia interessante passare i 7 km e 300 metri, non tanto rimanere sulle fasi di partenza. E sull'atleta col pettorale numero 68, Peter Kumpel, atleta di casa. Passa adesso Tobias Angever ai 7 km e 3, tempo molto elevato quello del tedesco, 42 secondi di distacco da Jakmaj. Qui siamo su Verpulu che arriva a 5,9 km, vediamo se sta andando in progressione l'estone. Verpulu aveva distacco importante dopo 2,3 km. Però qualcosa, almeno in termini di posizioni, ha recuperato. Verpulu ai 5 km aveva un distacco di 35 secondi dalla testa della gara. E 5,9 km direi che è praticamente in linea, ha perso altri 6 secondi, ma quasi tutti hanno perso da Lucas Bauer e Jakmaj in quel tratto di pista. Intanto è passato Lucas Bauer i 7 km e 300 metri, 17 secondi di vantaggio su Jakmaj, 31 su Ville Nuisianen e 43 su Dario Colonia, che sta disputando finora la gara della vita. Roland Clara distacco di 1 minuto e 07, il migliore degli italiani, per Valerio Checchi distacco di 1 minuto e 09. Non è ancora passato Axel Tag, ma Valerio Checchi comunque si mette alle spalle gente come Ronning, Vitoz, Lechkov, lo stesso Etland. Credo che gli ultimi atleti che abbiamo citato oggi non arriveranno nelle prime 30 posizioni, quindi non porteranno a casa punti di Coppa del Mondo. Io mi rendo conto che per la regia non è facile seguire questa gara, però bisognerebbe rimanere con gli atleti di vertice, insomma non si può seguire il pettorale numero 38 chiunque lui sia a Ivan Rema quando c'è Colonia che sta facendo segnare un ottimo tempo che arriva a 12 km 3, senza contare che non ci è stato mostrato il passaggio ai 7 km 300 metri, quello a 10 km. Non stiamo vedendo niente di questa gara, praticamente una radiocronaca di tempi che vi sto dando. Io mi scuso per la qualità della regia odierna. Colonia miglior tempo dopo 12 km 300 metri, però sono passati veramente pochi atleti. Bisognerà vedere se Colonia riuscirà a rimanere in quota. Se tiene buon passo fino alla fine, Colonia da prime 5 posizioni. Vi do anche il tempo di Axel Teichmann ai 7 km e 300 metri. Teichmann 24esimo, staccato di 1 minuto e 23 da Lucas Bauer. Incredibile. Ai 10 km non è ancora passato Lucas Bauer, e in testa Jakmaj che ha un vantaggio di 32 secondi, Jakmaj che sta arrivando ai 12 km 3 dove farà segnare il miglior tempo, Jakmaj che si trascina sempre Martin Jaks. Nel mezzo c'è un altro atleta, mi sembra un elvetico, Reto Burgermeister, che in passato ha ottenuto buoni risultati in alternato. Tempo di Jakmaj notevole, un minuto di margine su Dario Colonia. Diretta da Otepe, dove tutti i più forti stanno transitando i 10 km, e 10 km miglior tempo per Jakmaj con 32 secondi di vantaggio su Nuisianen, 43 su Svartedal,
45 su Jelmeset, 48 su Colonia, mentre la regia va a inquadrare Simen Ostensen che sta arrivando ai 12 km 300 metri. Simen Ostensen che è dietro Dario Colonia, Dario Colonia che a sua volta paga un minuto rispetto a Jakmaj, un Jakmaj finora strepitoso, solo Lucas Bauer gli sta tenendo testa. Ostensen si gioca alla terza posizione provvisoria con Chris Freeman. Ai 10 km non ci sono inserimenti di rilievo. L'unico italiano transitato è Roland Clara che è 17esimo, staccato di 1 minuto e 31. Andiamo a vedere anche i passaggi degli altri italiani. Ai 5 km per esempio però sono tempi molto alti. Solo Clara e Checchi stanno facendo gara da prime 30 posizioni, gli altri mi sembrano un po' in difficoltà. Florian Kosner 39esimo, staccato di 1 minuto e 10. Marco Fiorentini 48esimo, staccato di 1 minuto e 26. C'è l'inserimento di Anders Södergren ai 10 km, Södergren quinto tempo, 47 secondi di distacco da Jakmaj, ma un secondo di margine su Dario Colonia. Mentre qui siamo su Vasily Rochev che fa segnare forse il terzo tempo ai 12 km e 3. Rochev che però sta perdendo terreno nei confronti di Dario Colonia. Un Rochev che in ogni caso finora è il migliore dei russi, ma russi abbastanza deludenti oggi. Però il passaggio di Rochev è quello di 12 km e 3. Ricordo che Lucas Bauer non è ancora transitato ai 10 km e arriverà credo tra un paio di minuti, forse anche meno. Transita in questo momento Tobias Angever 10 km, Angever che fa segnare il 12esimo tempo, staccato di 1 minuto 07 rispetto a Jakmaj. Angever che ha recuperato qualche posizione, in termini di secondi però direi che ha perso. È transitato anche il Darroning, distacco di 1 minuto e 36, 1.56 per Etlan. Distacchi pesanti per due atleti che oggi dovevano portare a casa un risultato da primi 10, in particolare Rönning. Qui ci viene mostrata la classifica dopo 12 km 300 metri con Jakmaj che ha un minuto di vantaggio su Dario Colonia. Qui siamo col pettorale 14, Jens Filbrick che sta recuperando terreno rispetto a Colonia. Tra Filbrick e Colonia c'erano 8 secondi dopo 10 km. Credo che ci possa essere, non dico il sorpasso, ma un avvicinamento concreto per Jens Filbrick. E i due sono sulla stessa linea sostanzialmente. Un Filbrick in rimonta. Filbrick che potrebbe essere anche il migliore dei tedeschi oggi, visto i problemi di Teichmann. Angever sta recuperando un po' di terreno, però alla fine il suo distacco è sempre importante. Attenzione, passa Lucas Bauer ai 10 km, ha perso qualcosa nei confronti di Jakmaj. 3 secondi, vantaggio di 13 secondi quello di Lucas Bauer su Jakmaj. Terzo Villeneuvesianen a 45 secondi. Svartedal ne paga 56. Purtroppo temo che Valero Checchi non sia riuscito a tenere la scia di Lucas Bauer. Checchi che ha un distacco di 1 minuto 33 da Bauer dopo 10 km. Checchi al momento occupa la 17esima posizione. Comunque una prestazione dignitosa quella di Valero Checchi che ha scavalcato anche Roland Clara. Distacco di Roland Clara 1.44 dopo 10 km, quello di Valero Checchi 1.33. Tra gli atleti che partono con pettorali elevati si possono inserire Verkolu e Martin Jaks. Jaks che ha sfruttato il treno di Jakmaj per gran parte della sua gara, mentre c'è Dario Colonia all'arrivo, Dario Colonia che sembra molto molto affaticato. Colonia che potrebbe ottenere il miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo oggi. Colonia vanta come miglior piazzamento un ottavo posto conquistato a Rybinsk proprio in questa stagione, la 30 km con partenza in linea. Molto molto stanco Colonia. Tanto per dare un riferimento, Colonia aveva un vantaggio su Chris Freeman di 22 secondi, beh, allungato rispetto a Freeman forse. Rimaniamo praticamente sulla stessa linea. Vediamo se per Colonia sarà piazzamento da top 10. Ha delle chance concrete. E Ilifsen ha avuto un finale leggermente migliore rispetto a quello di Dario Colonia, però chapeau di fronte a Jakmaj che sicuramente sale sul podio. Male che vada sarà secondo. Nella migliore delle ipotesi vincerà. Però c'è anche da dire una cosa, Jakmaj 7 volte sul podio in carriera e 0 vittorie. E credo che anche oggi possa essere così perché Lucas Bauer finora sta facendo davvero la differenza.
Iacmai, che in alternato ha conquistato medaglie sia alle Olimpiadi che ai mondiali, ovviamente a livello individuale. Iacmai che ha dato altri 18 secondi a Colonia negli ultimi 3 chilometri, una prestazione superlativa dall'inizio alla fine quella di Iacmai, veramente il migliore. Io faccio un passo indietro, torno ai 5 km 9 dove è transitato Marco Fiorentini che è 48esimo, Florian Kosner 39esimo, aspettiamo anche Scola, Scola 35esimo, staccato di 1 minuto e 15 dalla testa della gara, uno Scola che potrebbe avere anche chance di andare a punti. Tanto è passato Jelmeset ai 12 km 3, quarto tempo, dietro a Iacmai, Villenuisianen, Svartedal e davanti a Dario Colonia. A questo punto il motivo di interesse della gara è la battaglia tra Lucas Bauer e Iacmai per la vittoria. Lucas Bauer però ai 10 km 9 ha allungato nuovamente, 20 secondi di margine su Iacmai. E direi che con questa vittoria Lucas Bauer mette anche una seria ipoteca sulla classifica di Coppa del Mondo. Intanto salutiamo Christine che scrive da Cogne e sottolinea che domani ci sarà la marcia a Gran Paradiso con la presenza di tanti campioni del presente e del passato, del presente Giorgio Di Centa, del passato Marco Albarelli. E anche Christine si lamenta per la qualità delle immagini della regia. Ma in realtà più che di qualità di immagini si tratta di un problema nel cogliere momenti topici di questa gara. Noi non abbiamo visto niente di questa gara sostanzialmente. Comunque Simenostis è un altro guardo, tempo superiore rispetto a quello di Colonia. Vi devo ancora il tempo di Teichmann ai 10 km, lo vado a recuperare. Teichmann 27esimo, distacco di 1 minuto e 51. Una controprestazione quella di Teichmann, però l'avevamo detto, Teichmann è un atleta che può vincere, ma allo stesso modo è anche capace di non andare a punti. Oggi abbiamo visto la peggior versione di Axel Teichmann. Qui siamo su Södergren con il pettorale 24. Södergren che fa segnare un ottimo tempo ai 12 km 3. Deve ancora transitare Bauer che andrà davanti allo svedese, ma c'è possibilità di entrare tra le prime 5 posizioni per Södergren, che è andato a riprendere con il 22 Alexander Nechkov. Qui siamo su Vasily Rochev che sarà dietro Dario Colonia. Rochev dopo 12 km 3 aveva un distacco rispetto a Colonia di 13 secondi e credo che abbia perso in questo finale rispetto non solo a Iacmai ma anche a Dario Colonia. Rochev che forse rimane davanti a Dei Lifsen per il rotto della cuffia. Sarà comunque il migliore dei russi in questa gara, una gara che francamente ha detto poco per la Russia. Intanto aspetto ai 12 km 300 metri Lucas Bauer che non è ancora transitato. Qui siamo su Jens Filbrick, finora il migliore dei tedeschi. Filbrick che sta concludendo la sua gara, Filbrick che è in lotta con Colonia per la seconda posizione provvisoria, che alla fine potrebbe essere una settima ottava. Jens Filbrick che si trascina un paio di estoni, direi estoni del gruppo nazionale, Peter Kummel e Algo Kerf. Filbrick se la gioca con Colonia, sta per entrare nel rettilineo finale il tedesco. Filbrick va in rimonta rispetto all'elvetico, però non so se ce la farà, secondo me è dietro, però è un testa a testa serrato fino alla fine. Colonia resta davanti a Jens Filbrick. Vedete, qui siamo su Lucas Bauer, 12 km 3, 32.56 il tempo di Lucas Bauer, che quindi ha 18 secondi di margine nei confronti di Iacmai. Filbrick si piazza in terza posizione all'arrivo, potrebbe raccogliere un piazzamento da top 10, anzi lo raccoglierà sicuramente. Filbrick che dopo 12 km 3 occupava l'ottava posizione.
Il Martignac, di cui vi avevo parlato in precedenza, è 10 km e undicesimo, ma nell'ultimo giro non avrà il traino di Jacmae. Jacmae che si conferma eterno piattato. Oggi ottiene l'ottavo podio in carriera tra mondiali, olimpiadi e Coppa del Mondo. In Coppa del Mondo è il sesto, ma mai una vittoria per lui. Qui siamo su Ville Nuisianen, che oggi è chiaramente in odore di podio. Si deve guardare dal ritorno di qualche norvegese, ma a margine. A 15 secondi di vantaggio su Svartedal dopo 12 km e 3. Nuisianen che farà segnare il secondo tempo parziale davanti a Dario Colonia. Nuisianen che in questa stagione sta ottenendo risultati molto pesanti. È già salito sul podio. In quel di Rybinsk. Nella gara vinta da Turan Etalan in volata. Secondo tempo per Ville Nuisianen, che quindi dovrebbe essere terzo alla fine di questa gara. E sta arrivando anche Vitoz, che ha avuto un buon finale. Attenzione che Vitoz può recuperare posizioni in classifica. La regia giustamente va su Svartedal, giustamente perché Svartedal è in lotta con Nuisianen, ma credo che sia dietro di una decina di secondi rispetto al finlandese. Quindi oggi giornata trionfale per la Finlandia, che piazza due atlete nelle prime due posizioni della gara femminile, Ville Nuisianen in terza posizione nella gara maschile. Svartedal è davanti a Dario Colonia, uno Svartedal che è andato a riprendere Franz Göring, partito un minuto e mezzo prima. Leggo l'email di Enrico da Codogno che dice che in linea generale per curare le riprese di eventi sportivi non basta essere professionisti della regia, occorre anche essere competenti ed appassionati della disciplina, e non parla lui solo del regista ma di tutto lo staff, e spesso queste qualità non sono presenti, vedi gara odierna di Otepe. Volata di Hjelmeset per battere Svartedal. Ce la potrebbe fare, sì, davanti di Hjelmeset, però alla fine sarà quarto posto per lui. Adesso dobbiamo aspettare l'arrivo di Anders Södergren, che era davanti a Hjelmeset ai 12 km 300 metri. Södergren aveva un vantaggio di 2 secondi su Hjelmeset. E poi ovviamente Lucas Bauer, per le posizioni che contano non ci saranno altri inserimenti. Comunque una gara praticamente in parallelo per Svartedal e Hjelmeset, che sono partiti con 30 secondi di distanza l'uno dall'altro, ma sostanzialmente sono rimasti sempre sugli stessi tempi. Ottimo il finale comunque di Hjelmeset, che è riuscito a scavalcare Svartedal. Qui siamo su Södergren che si trascina Eldar Running, e se non sbaglio mi è parso di vedere anche un russo che è Alexander Lechkov. Lechkov, grazie al treno di Söder, che in qualche posizione la può recuperare in classifica, anche se non credo possa fare meglio di Vasily Rocev. Però manca ancora un bel tratto di pista. Södergren credo che possa essere dietro a Svartedal e a Hjelmeset, mentre la regia va a prendere Verpalu, credo. Verpalu che passa 12-3 con un tempo interessante. E la progressione di Verpalu lo potrebbe portare ai piedi del podio. È in lotta con Svartedal, Hjelmeset e Södergren sostanzialmente. È una buona gara di Verpalu. Adesso è meglio ritornare all'arrivo con Södergren. Södergren che va davanti a Dario Colonia, mentre per Lechkov il distacco è superiore ai 2 minuti rispetto a Jacmae. Però è prossimo anche l'arrivo di Lucas Bauer. Lucas Bauer che è stato in testa dal primo all'ultimo metro di questa gara, confermando di essere il più forte in alternato. Però vediamo se nel finale riesce a rimanere davanti a Jacmae. Jacmae ha avuto una fine di gara molto molto convincente, è andato forte, e vediamo se Bauer riesce a rimanere davanti all'Estone. Sarebbero 100 punti importanti per Lucas Bauer, che virtualmente metterebbe la fine al discorso Coppa del Mondo.
e per Bauer sarebbe l'ennesimo successo stagionale. Stiamo parlando dell'atleta che ha dominato il Tour de Ski praticamente dalla prima all'ultima tappa. Io purtroppo non vi posso dare i tempi degli italiani perché ho un problema con il sistema di aggiornamento automatico dei tempi. Vediamo se Bauer resta davanti a Jachmai, aveva 20 secondi di margine ai 12 km e 300 metri, facile che possa aver perso qualcosa, però alla fine dovrebbe farcela. 30 secondi per rimanere davanti a Jachmai. E nel finale comunque Bauer qualcosa ha pagato nei confronti di Jachmai, in ogni caso va a vincere. Lucas Bauer si era imposto anche a Cusamo e poi in due tappe del Tour de Ski, senza dimenticare la vittoria nella classifica finale del Tour de Ski. Quindi il podio è Lucas Bauer, Jachmai e Ville Nuisianen, aspettando però l'arrivo di Andrew Sverpalu, che potrebbe andarsi a inserire nelle prime posizioni. Bauer che non sembra neanche stravolto, e che la dice lunga sul suo attuale potenziale. Io continuo a scusarmi con i telespettatori, ma non sono in grado di dare i tempi degli italiani per via dei problemi con l'aggiornamento automatico sul computer. Questa la situazione all'arrivo, con Dario Cologna che è settimo, sarebbe il miglior risultato in carriera, però poi arriverà Andrew Sverpalu che si piazzerà davanti. Bene la progressione di Vittos, che nel finale è riuscito a risalire fino a nona posizione. Qui vediamo un replay sulla partenza di Lucas Bauer, il vincitore della gara di oggi. Dovrebbe aver concluso la sua fatica anche Valerio Checchi proprio in questo momento. Valerio Checchi che potrebbe strappare qualche punticino di Coppa del Mondo e dovrebbe comunque essere il migliore degli italiani in questa prova. Lo scorso anno in Casa Italia fece bene Scola, che concluse nelle prime 15 posizioni. Quest'anno devo dire che i risultati sono stati un po' inferiori alle attese, è vero che c'erano in gara tantissimi debuttanti in Casa Italia, ragazzi che probabilmente non sono abituati al passo di Coppa del Mondo e dovranno faticare per arrivare sui livelli della Coppa del Mondo. Axel Teichmann all'arrivo, una gara molto deludente la sua, è dietro Valerio Checchi che al momento è sedicesimo, per cui non malissimo, rischia di essere nei 20 Valerio Checchi, la posizione che invece non verrà occupata da Teichmann. Clara al momento è ventesimo e sarà comunque davanti ad Axel Teichmann. E per Teichmann diventa anche difficile lottare per quella seconda posizione nella classifica di Coppa del Mondo a questo punto. Oggi doveva raccogliere punti pesanti, in realtà non le porta a casa. Potrebbe rimanere per il rotto della cuffia in zona punti, però non dimentichiamo che devono arrivare ancora tanti atleti che poi erano davanti a Teichmann in diversi riscontri cronometrici. Qui siamo su Ivan Batory, che dovrebbe andare davanti ad Axel Teichmann. Teichmann nella classifica di Coppa del Mondo era quarto, preceduto da Etlan, Sommerfeld e Lucas Bauer. Sostanzialmente quella posizione la mantiene, però oggi chi trionfa veramente, a parte Bauer, sono Di Cento e Piller Kottner, che sono quinto e sesto nella classifica di Coppa del Mondo, ma sostanzialmente non vengono scavalcati da nessuno e non perdono terreno nei confronti di Sommerfeld, Etlan e Teichmann. Quindi settimana prossima i nostri potrebbero recuperare posizioni. Adesso dobbiamo aspettare l'arrivo di Martin Jaks con il 34, Jaks dovrebbe essere nei 15 e poi con il 37 di Andrew Sverpalu, che con un buon finale potrebbe chiudere anche in quarta posizione. Eccolo qui Sverpalu. Sverpalu è in lotta con Hjelmeset, Svartedal e Södergren e in palio c'è la quarta posizione. Un Sverpalu comunque convincente. Teniamo anche presente che ha disputato pochissime gare in questa stagione e poi la stagione del rientro dopo che è stato fermo praticamente per un anno e mezzo. Sverpalu che in carriera ha vinto 9 gare in alternanza, sono veramente tante. Quest'anno ha gareggiato solo da Davos, dove è stato 21esimo. È un finale comunque notevole quello di Sverpalu, che prova
a migliorare il tempo di Ville Noisiane, anche se sarà molto molto difficile. Credo che nessuno abbia finito così forte, il solo Jelmes forse. E Verpalu ci prova, attenzione. Ormai Noisiane è irraggiungibile per lui, ma potrebbe essere davanti a Jelmes. Rettilineo finale per Verpalu, che sarà quarto. Chapeau davanti alla prestazione di Verpalu, davvero fuori classe, niente da dire. Quindi abbiamo un estone in seconda posizione, quello meno titolato, Jakmai, e un estone in quarta posizione, quello più titolato, ma avete uscito da un periodo difficile, Andrus Verpalu. Però nessuno riesce ad avvicinare Lukas Bauer, che è veramente il dominatore di questa stagione in tutto e per tutto. Ah, sono riuscito a ripristinare il discorso aggiornamenti su computer. Roland Clara al momento 24esimo all'arrivo, Valerio Checchi 18esimo. Vediamo chi si potrebbe inserire nelle posizioni che contano, tra quelli che sono partiti con pettorali elevati. A Christophe Périllat per la Francia, però può andare davanti a Clara. Qui siamo su Rema, atleta estone, che però occupava la 29esima posizione, 10,9 km. Mentre ai 12,3 km era ugualmente 29esimo, dietro addirittura Teichmann. Rema che sta lottando per entrare nella zona punti. Comunque Valerio Checchi potrebbe portare a casa un piazzamento da primi 20, che è tutt'altro che male a mio modo di vedere. Delusioni di giornata sono Teichmann, che al momento è 26esimo all'arrivo. Poi Rönning 29esimo, Etland 30esimo. Né Rönning né Etland porteranno a casa punti di Coppa del Mondo. E sicuramente hanno speso tanto in questa giornata, senza dimenticare che domani ci sarà un esperimento in alternato, dove magari quelle energie consumate oggi potrebbero essere utili. Rema dietro Lechkov, dietro Burgermeister, dietro a Sundby. Sci che non sembrano andare in questa parte finale per Rema. Sembra abbastanza imballato. Direi che tra quelli partiti con pettorale alto si sono inseriti nelle prime 15 posizioni solo Verpalu, che è quarto, e Martin Jaks, che è undicesimo. Tanto Rema forse addirittura davanti a Teichmann, no, subito dietro a Teichmann, però davanti a Rönning ed Etland. Quindi Etland è fuori dalla zona punti. Vi do i tempi degli italiani dopo 10 km. Fulvio Scola 35esimo, staccato di 1,58. Florian Kosner 36esimo, staccato di 2 minuti, però tutti e due in progressione. Fiorentini 52esimo, mentre arriva Christophe Périllat con un buon finale. Christophe Périllat che va davanti alle Lechkov. Poi dicevo Fiorentini 52esimo, staccato di 2,46. Mentre ai 12,3 km Kosner è addirittura trentesimo, e Kosner potrebbe scavalcare anche Teichmann nel finale. Lo stesso discorso vale per Scola, che è 33esimo, per cui se rimarremo in onda fino alla fine potremo seguire con attenzione l'ultima parte di gara di Fulvio Scola e di Florian Kosner, che potrebbero portare a casa dei punticini importanti, vuoi per la Coppa del Mondo, vuoi per il contingente nazioni, perché per avere più atleti al via nella prossima stagione è importante che tanti atleti riescano ad entrare nella zona punti. Non importa poi in quale posizione, un regolamento un po' strano che poi magari un giorno vi spiegherò nel dettaglio. La regia va a inquadrare Narusk, regia che definire casalinga non renderebbe l'idea. Abbiamo visto praticamente solo Estonia per tutta la gara, poi bene che un estone sia arrivato secondo, un altro quarto, ma credo che non sia questo il modo per seguire una gara, su questo non c'è dubbio. Allora, Florian Kosner è partito con il pettorale numero 44, dovrebbe arrivare tra 2 minuti. Mi dicono che tra circa 1 minuto e mezzo dovremmo lasciare la linea alla regia di Parigi. Vediamo se riusciamo a seguire l'arrivo di Kosner, speriamo. Qui siamo su un atleta russo. Volzenzev già visto in occasione
del Tour de Ski. Wozenzew, che però non era nei migliori 30 dopo 10 km e 900 metri, qui siamo ai 12.3. Era 35esimo questo russo dopo 10 km e 9. Qualcosa ha recuperato in termini di posizioni. Sta lottando con Kozner e Fulvio Scola sostanzialmente. È davanti a Scola con 3 secondi di margine. Mentre qui siamo su Lucas Bauer che si disseta, Lucas Bauer che è già sicuro di aver conquistato l'ennesimo successo in carriera tra tappe del Tour de Ski, classifica assoluta del Tour de Ski e gare di Coppa del Mondo per Bauer. Questa è la vittoria numero 7. Bauer che è anche l'atleta che ha vinto di più in questa stagione. Attenzione a Daniel Richardson che ha tempo discreto e soprattutto sta andando in progressione. È Richardson che sarà davanti anche ad Axel Teichmann probabilmente, 12-3. E se la gioca con Alexander Lechkov, però Lechkov nel finale ha avuto il traino importante di Södergren. Södergren che all'arrivo è settimo davanti a Dario Cologni ottavo. Io purtroppo devo chiudere qui e quindi difficilmente potrò darvi il risultato di Kozner. Kozner è arrivato adesso, 26esimo, staccato di 2 secondi da Clara, per cui in zona punti. Speriamo che ce la faccia anche Fulvio Scola. Direi che è tutto per oggi per quanto riguarda lo sci di fondo, ci risentiamo domani per seguire la sprint in alternato sempre da Otepe. Però vi ricordo che su Eurosport 1 ci sarà la gara dei mondiali di biathlon praticamente tra pochi minuti. Un saluto a tutti.